Buongiorno, che nottata, sto andando intanto a Francavilla di Sicilia, dove abbiamo la riunione con i sindaci dei comuni dell'Alcantara, della Valle dell'Alcantara e della Valle del Chiodaro, quindi anche Taormina, Giardini, Gallo d'Oro, Mongiuffi Melia, oltre a ovviamente tutti i comuni di Francavilla, Moio, Granitti, Santa Domenica di Vittoria. Questi sono un po' i comuni in cui abbiamo il confronto per verificare anche in questa zona come vanno le attività della città metropolitana sul territorio. Il mio ritardo stamattina proprio, sono un po' stanco perché ieri sera, cioè voi credo che alle 22 eravate già belli tranquilli, stavate cenando, avete finito di cenare e magari state facendo una passeggiata, state facendo altro magari di più bello, o state vedendo un film o dormivate, non lo so. Io cosa facevo secondo voi? Cosa ho fatto ieri secondo voi alle 22 dopo una gran giornata che ci ha visti protagonisti? Noi ci siamo, abbiamo fatto la nostra diretta ieri, credo che fossero le 6:15, mentre andavo a Barcellona Pozzo di Gotto. Infatti ieri abbiamo fatto la riunione alle 7:15, già primo sopralluogo a Barcellona Pozzo di Gotto, riunione poi con tutti i sindaci, poi riunione a Patti con i sindaci di quella vallata e poi grande giornata di impegni su Messina. Quindi sono arrivato diciamo abbastanza cotto ieri sera, quindi alle 22 la cosa più semplice da fare qual era? Che consiglio mi avreste dato dopo una gran giornata di quelle, dopo che avevo dormito 2 ore e 3 quarti per l'esattezza? Ci va ette cucche, no? Va ette cori, giusto o no? Perché a quell'ora, con quella stanchezza, che cosa potevo fare altro? Non ho la forza per fare niente, giusto? Zero. Qualunque cosa avrei tentato di fare avrei fatto mala figura, come si suol dire. Invece no, volete sapere cosa ho fatto? Curiosoni, ieri sera alle 22:15 abbiamo fatto la prima prova con la band che mi accompagnerà nella serata del 5 di settembre a Villa Dante, e c'era tale Brunello che cu da batteria, non avete idea come caricava, c'ha una mano da rockettaro, e quindi e abbiamo così pure inaugurato la saletta prove che abbiamo approntato, che gli ho detto guardate oggi avremo una conferenza stampa
alle 11 a Santa Maria Alemanna, dove verrà presentato questo progetto dell'associazione La Casa del Musicista, per la quale mi sono messo a disposizione. Oggi racconteremo questi retroscena, ovviamente ho posto delle condizioni, anche perché il mio tempo è quello che è, e quindi loro, pur di avermi nel loro progetto, si sono organizzati per agevolarmi al massimo sui tempi. E quindi ieri abbiamo iniziato a fare le prime prove, fino a, credo fossero l'una. Dopo potevo andare a coricarmi, secondo voi? No, perché sto per ora componendo la relazione sul terzo anno di attività di sindaco, perché il 4 abbiamo la serata a Villa Dante, dove potrete formulare le domande che ritenete opportune al sindaco, alla sua giunta e ai presidenti delle società partecipate. Quindi sarà presentata la relazione da parte nostra e potete fare le domande, voi giornalisti, tutti i leoni da tastiera, nani e giganti della politica, siamo lì che vi aspettiamo, perché siamo con la coscienza a posto. È ovvio, non tutto riesce, ma quando comunque si lavora con onestà e amore, alla fine non c'è difficoltà a presentarsi e dare conto degli obiettivi raggiunti, e anche, per carità, anche dei fallimenti, perché anche questo può capitare. L'importante è averne coscienza e comunque cercare di riparare col lavoro, col duro lavoro, che è quello che poi porta a ricambiare la fiducia che è stata riposta nei nostri confronti. E Natale Giancarlo Aiello sarà il primo, che qua stamattina continua a pisciare con le sue frasi, parole di Mino. Natale verrà il 4 di agosto, sarà il primo a cui gli daremo il microfono, e così potrà formulare la domanda su cosa secondo lui ancora non siamo riusciti a dare il massimo. Noi lo sappiamo, abbiamo idea dei nostri limiti, però anche Natale è giusto che abbia soddisfazione. Ecco, il Natale di turno, oh, anche Franco Tiano, turismo, sì Franco, vieni e ti daremo anche intanto lo spaccato di quello che nelle condizioni da cui siamo partiti siamo riusciti a fare. Perché? Perché Messina è bella, è meravigliosa, una città magica, dove se non fai niente e dici ma perché non fai un cazzo, se fai qualcosa che non hanno fatto prima, c'è sempre l'esercito pronto a dire che lo potevi fare diversamente, che lo potevi fare meglio, avete capito? Poi magari non riescono a concretizzare la soluzione su come andava fatto meglio, va bene? Anche perché sfido chiunque ad amministrare Messina nelle condizioni in cui l'ho ereditata io, perché ogni anno che passa la situazione va migliorando, ed è ovvio che si riescono a fare ora cose che 3 anni fa erano inimmaginabili. Ma in questi 3 anni a Messina c'è stata una rivoluzione nell'ambito della riorganizzazione amministrativa. Quindi da questo bisogna tenere conto, e del fatto che siamo in Sicilia con un governo sgarrupato. Franco, probabilmente potrei fare di più, c'è Diana, abbiamo un simpatico dibattito, però ti prego, vieni lì. Ma l'impegno sui fronti che ci hanno visto veramente indirizzati con le nostre energie sono stati tanti. Si può fare di più, non ci sono dubbi. Ora
che la città, per esempio, esce dal dissesto, ora che, come avremo la certificazione sul piano di riequilibrio, la spesa si può liberare. Ma abbiamo lavorato 3 anni, ricordatevi, Messina l'abbiamo ereditata con 550 milioni di euro di debiti e un'organizzazione, anzi disorganizzazione amministrativa, compresa nelle partecipate, che era d'altronde nota a tutti. Non c'era una partecipata che aveva un bilancio a posto, tutte bancomat della mala politica, non della buona politica. Quindi gli appuntamenti teneteli presenti. A proposito, stasera dalle 19 in poi, tutti in piazza Municipio, ci vacciniamo. Non lasciatemi solo, io sarò lì, starò tutta la serata. Sarà animata dagli amici di Radio Zenith. Stasera ci sarà la mia amica Teresa in Bollonia con i suoi ragazzi, con Radio Zenith, con tutto lo staff, e io starò lì tutta la serata. Chi è che si vaccinerà poi rimarrà lì con noi, con me, a discutere, a sovrintendere allo svolgimento delle attività. Qualcuno mi ha chiesto: ma ti vaccinerai e metterai le foto? E io ho detto no, perché non vi fidate di quello che sto facendo. Perché devo mettere le foto come fanno tutti gli altri? Io ho bisogno di mettere le foto. È una cosa banale. Che vuol dire? Mentre mi vaccino, mi faccio le foto e poi faccio il post. Faccio la diretta Facebook mentre mi vaccino. Scusatemi, è banale la foto. Invece, magari certificheremo tutto in diretta. E così chi ha timore vede direttamente e segue le operazioni, non solo nel vaccino, ma anche le ore successive. Quindi staremo assieme. Però preferisco che state lì con me a farmi compagnia dopo che ci siamo vaccinati, anche perché, mettetevele in testa, non ne abbiamo alternative altrettanto valide. Questo è, e questo dobbiamo fare, e lo stiamo facendo tutti quanti, per come è giusto che sia. Quindi su questo vi raccomando, potete ancora prenotarvi. Io ora, come finisce la diretta, rimetterò le indicazioni per potervi prenotare. Ieri sono arrivate tante prenotazioni, ancora oggi vi potete prenotare. Quindi è importante, perché noi hanno previsto, mi pare, 500 dosi di vaccino per stasera, quindi spero che saranno tutte utilizzate. E li voglio dire anche ai miei amici, sono tanti amici che mi ruotano attorno, non voglio fare nomi, che non sono vaccinati. Per esempio tale Gianluca, detto Gangemi, faccio un esempio, che è grande amico mio, non so se è vaccinato, però ora, come stacco la diretta, lo verifico, e se non è vaccinato si deve vaccinare, se no non può stare più vicino a me. Ecco, ho fatto un esempio, è un nome di fantasia, tanto per intenderci. Quindi passeremo assieme la serata. Il 4 di agosto ci sarà Tiano, ci sarà Natale, ci sarete tutti voi che potrete venire alla Villa Dante per la relazione, e quindi poter ascoltare e sentire anche sentire le risposte. Avrete anche un coupon dove potete accedere ad avere la relazione integrale, e naturalmente le prove che ho fatto ieri, ma ora ce ne saranno, oggi c'è la conferenza stampa, la manifestazione del 5. La manifestazione del 5. Franco Diano dice: ho preso il Covid, consiglio di vaccinarti. Bravo Franco, su questo fronte, vedi, siamo
D'accordo. E la conferenza stampa che faremo ora alle 11 per la serata del 5. È importante, oggi parte la prevendita, mi hanno scritto tutti quanti. E per scelta, ma già lo sta facendo il governo, io avevo già deciso di fare così, si entra ovviamente col Green Pass, quindi tutti quelli che hanno voglia di venire a trovare, a vedere una serata straordinaria, a modo mio, la serata ha questa denominazione, a modo mio, per poterlo vedere, sarà una sola serata, guardate, non si ripeterà. Quindi approfittatene, e non ci sarà diretta Facebook della serata del 5 di settembre, quindi la potrete vedere soltanto in diretta. Gli introiti, perché si pagherà 30 euro mi pare, 30, 20 e 10 euro in base a dove scegliete, ovviamente scegliete la platea così state vicino, gli incassi saranno dati in beneficenza. Questo lo voglio sottolineare per l'ennesima volta. Quindi questi sono gli appuntamenti. Non ho difficoltà, sono sereno su ciò che abbiamo fatto, perché comunque abbiamo dato il massimo. E la differenza tra i sindaci e quindi chi è amministratore e chi fa chiacchiere, perché non ha ruoli amministrativi ma magari politici, è che noi diamo conto, dobbiamo dare conto del nostro operato. 5 settembre è la serata a modo mio, Nastasi Sara detta Rosaria, non confondiamo le date. 5 settembre, oggi parte la prevendita per poter prendere i biglietti per la serata a modo mio. Il 4 di agosto invece c'è a Villa Dante, là bisogna solo prenotarsi, oggi definiremo anche le modalità. Il 4 d'agosto c'è la serata invece di presentazione della terza relazione sull'attività dell'amministrazione comunale, dove avrete la possibilità di poter interloquire col sindaco e la giunta sull'attività svolta. Quindi non confondiamo le date, per cortesia. Stasera, ribadisco, vaccino party a piazza municipio, ci vacciniamo, e ci sarà Radio Zenith, Teresa Impollonia, tutti i suoi amici, i suoi splendidi ragazzi che staranno con noi stasera in piazza, e ci intratteniamo mentre ci vacciniamo. Quindi questo è il quadro, vi raccomando, tenetelo ben presente. Buona giornata e a stasera. Prenotatevi, sto per mettere nuovamente le indicazioni per poter fare le prenotazioni.